Ciao! Allora, nuovo video e primo video con i capelli nuovi. Vabbè, a parte il vlog in realtà, però proprio video vero e proprio, diciamo così, con i capelli nuovi. E mi piacciono tantissimo. Vabbè, non mi sto a dilungare sui capelli perché tanto avete già visto il vlog. Se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra, però questo non è il video dei capelli, insomma. Però fatemi comunque sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Adesso sono truccata, quindi è tutto più nell'insieme, diciamo così. Mi scuso per i rumori di sottofondo, come al solito c'è un po' Aiden, un po' di casino fuori e non ci posso fare niente. Nuova postazione. Ho improvvisato questa postazione, cioè improvvisato, ho detto perché no, forse potrebbe essere un po' carina a confronto alla solita postazione classica con dietro la cucina. E fatemi sapere cosa ne pensate. Non so, secondo me potrebbe essere carina, ci potrebbe stare, non lo so, mi piace un pochino. Scusate se in questo video mi toccherò troppo i capelli, mi scuso già adesso, però sono un po' emozionata. Vabbè, direi di passare al video. Video che credo non sarà troppo lungo, una nuova tipologia di video che fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare, vi può piacere, ovvero parlare di libri. Allora, ho deciso di fare questa tipologia di video, più che altro ve ne avevo già parlato in un video che vi lascio qui sopra se ve lo siete perso, dove appunto nel video vi facevo vedere e vi dicevo che avevo acquistato dei libri, che avevo ricominciato a leggere, la mia passione per la lettura era tornata fuori, e avevo chiesto se vi potesse interessare una sorta di recensione, tra virgolette, dei libri che vado a leggere, quindi una sorta di consiglio, più che recensione, consiglio. Metto già le mani avanti, questo video non vuole essere una critica a nessuno, ci mancherebbe altro, io non me ne intendo di scrittura, quindi non sarà una recensione come possono fare altri creator qui su YouTube, è più un consiglio sui libri che ho letto, quindi se ve lo consiglio o meno. Fatemi sapere magari come impostare questa tipologia di video. Ovviamente questo è il primo video, quindi anche io faccio un po' fatica ad impostarlo. Se magari a posto di fare un video per ogni libro, farne uno ogni tot al mese o ogni tot mesi e raggruppare un po' più di libri. Non lo so, fatemi sapere. Comunque iniziamo subito perché sto già parlando da troppo tempo e ho già la batteria scarica praticamente. Quindi direi di iniziare. In questo video parleremo di questo libro, ovvero L'amore è sempre in ritardo di Anna Premoli. Questo libro l'ho scoperto grazie a The Lady Eleonora, che l'ha consigliato in un Instagram Stories, se non erro, e anche la trama mi ha incuriosito molto e quindi ho detto proviamo a leggere. Questo libro l'ho letto in un giorno e mezzo, quindi vi fa capire che me lo sono mangiato, mi è piaciuto tantissimo e vi dico già che ve lo consiglio, ovviamente. La storia di questo libro, allora, c'è questa ragazza, Alexandra, che è la protagonista, che è innamorata del migliore amico del fratello. Se questa tipologia di video andrà in porto, vi piacerà, vedrete più o meno le stesse caratteristiche dei libri che leggo, ovvero magari la sorella si innamora del migliore amico del fratello, oppure, che ne so io, si innamora del professore, perché sto leggendo un libro in cui un'alunna si innamora del professore, quindi tutta questa tipologia di libri qua, insomma, mi piace leggere questa tipologia. Ovviamente non vi spoilerò niente. E appunto c'è questa ragazza che ha 28 anni, se non erro, quindi Alexandra ha 28-30 anni, che è innamorata appunto del migliore amico del fratello, che dovrebbe essere più grande di lui di qualche anno. E poi ovviamente vi lascio a voi la questione, insomma, il libro. Non ve lo voglio spoilerare perché non mi sembra giusto. Io ve lo straconsiglio, mi è piaciuto molto molto molto, sia come scritto, come si racconta la storia. La cosa che un po' mi dispiace di questo libro, devo essere sincera, è un po' lento, nel senso, mi spiego un pochino meglio, è lento nei fatti, cioè si arriva alla fine che succede quello che vorresti succedesse già dalla prima pagina, e ci sta, perché comunque è un libro, ti deve lasciare un po' di suspense, un po' di curiosità, un po' di voglia di leggerlo, di continuare a leggerlo, di arrivare alla fine, ci sta.
Però devo dire che per come sono fatta io, se a metà libro fosse successo qualcosa non mi sarebbe dispiaciuto. Succedono vari episodi che vi fanno dire oddio, ok, è arrivato il momento, succede, sta per succedere, succede qualcosa. Però non è mai quello, ve lo dico subito, vi faccio questo piccolo spoiler. Però mi è piaciuto davvero davvero tanto, ve lo consiglio, lo vorrò rileggere. Adesso faccio passare un po' di tempo perché l'ho letto da poco, però lo rileggerò sicuramente perché merita. Mi piace molto, mi è piaciuto. E non so bene cos'altro dirvi, è anche il primo video di questa tipologia, quindi magari fatemi sapere qui sotto nei commenti su cosa soffermarmi un po' di più. Non voglio fare questi video un po' troppo lunghi perché non vorrei stufare, se poi sono video che magari non tutti guardano, non tutti sono interessati ai libri, e poi anche perché alla fine, senza fare spoiler, che non voglio assolutamente fare spoiler, è un po' difficile far capire il libro, insomma. Però fidatevi, questo libro ve lo straconsiglio, leggetelo, andate magari in libreria, se lo trovate in biblioteca ancora meglio, leggete anche solo le prime due pagine e secondo me ve ne innamorerete, secondo me sarete lì a dire ok, lo devo acquistare assolutamente, perché cioè sono troppo incuriosita, perché succede tutto fin da subito. Vabbè, io sto tenendo sempre alzato questo libro che è anche bianco, quindi mi sfalza un po' la luce, scusatemi se vi ho dato problemi. Succederà anche una cosa inaspettata che per come è descritto il migliore amico del fratello, quindi l'altro protagonista, insomma, vi lascerà un po', oh mio Dio, non ci credo che lui l'abbia fatto, che lui abbia fatto una cosa del genere, perché è davvero importante, insomma. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, è più un video di prova e mi scuso già in anticipo se non sono stata esaudiente, se non vi è piaciuto questo video mi scuso già. E fatemi sapere comunque qui sotto se la tipologia in sé vi può piacere, quindi vi possono piacere dei video in cui vi parlo di libri. Fatemi sapere, ripeto, qui sotto cosa potervi dire un po' di più, e fatemi sapere anche se volete un video, un mini video, anche solo di 5 minuti, ma parlare di un solo libro, oppure se preferite fare una volta al mese, una volta ogni due mesi, o comunque quando riuscirò ad avere un po' più di libri, fare un video magari un po' più lungo, ma parlare di più libri. E niente, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia e vi sia comunque stato utile per acquistare il libro. Mi raccomando, se lo acquistate fatemelo sapere qui sotto. E vi mando un grande grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!